Mozzi perché devo dire è una persona altamente competente, grazie per averci illuminato. E io ho la scuola maglia insieme a mia moglie, siamo educatori cinofili del Cinovo. Ho un'esperienza personale di 35 anni nel settore del tartufo, abbiamo affinato la nostra esperienza facendo anche dei corsi inerenti alla cinofilia. Come tutti i campi ci sono state delle rivoluzioni e anche in questo ci sono state delle innovazioni. Cioè, nel senso che prima c'erano dei metodi di addestramento sotto alcuni aspetti abbastanza discutibili, i cani venivano fatti forare per fame, veniva utilizzata la pulsione primaria del gioco predazione della fame, il cane veniva abituato a cibarsi di tartufo, condizionato chiaramente con dei digiuni, portato in campagna e veniva dato meno tutto l'aspetto educativo pregresso e l'aspetto gioco. Al di là dei punti di vista che potrebbero essere personali, in campi di ricerca, inerente l'antidroga, inerente il soccorso, si è capito che il cane se fa la sua attività per gioco è più performante che se lo fa per fame. Oltre tutti gli aspetti, ero sicurissimo che era d'accordo. Guardi, mi sono permesso di dare già un mio giudizio ed è estremamente positivo. Infatti, mi basta sentirla parlare della tarticultura per capire che bella persona che è di competenza su questi aspetti. E ovviamente il percorso educativo va in parallelo a un percorso il percorso addestrativo va in parallelo a un percorso di educazione. Perché oggi abbiamo delle problematiche che in passato avevamo meno. Oggi si incontrano più attrezzature agricole, si incontrano più persone, si incontrano più che ne so, ragazzi che fanno jogging. Ci sono molti mezzi meccanici che, se un cane non è ben desensibilizzato a tutto questo, viene meno al lavoro o comunque a dei momenti di stacco. E anche per questo sono state pensate sia dei metodi di educazione, i cani devono essere abituati, gli si insegna il no per evitare di usare degli alt poco garbati, quindi col no il cane incomincia a fermarsi su qualcosa che non deve fare. Per quanto riguarda la canalizzazione, ho fatto un brevetto insieme a una società con Nino Serafini, che l'amico conosce molto bene. E praticamente abbiamo brevettato un tartufo di addestramento che si chiama tartufo di addestramento Maiella, tenendo conto delle esperienze di veramente tantissimi allevatori e studiosi di zigenanina, che è un tartufo fatto di silicone per uso alimentare, quindi il silicone da protesi praticamente. È un prodotto inodore, insapore all'origine, ovviamente è di due cavità, viene svitato, c'è una camera dove andiamo a posizionare la molecola di tartufo fresco. Che vantaggi andiamo ad avere? Anziché il tartufo fresco, innanzitutto di alcune specie, ma anche già digestivo, di 100 grammi che fai sviluppare la possessività, dispiace al calatore di metterlo a disposizione di un cane. Questo mettendoci un grammo di qualsiasi specie di tartufo, il cane va a esprimere una bella possessività perché la preda è grande, il contatto è grande, la molecola olfattiva è di quella molecola originale, quindi non ha avuto varianti o additivi, e la possessività si va a sviluppare solo e soltanto sulla molecola interna, che significa che a livello di sicurezza, se prima si utilizzava la pezza, l'ovetto Kinder, il cane prende confidenza anche con il materiale che sta intorno. In un momento di stress del cane, che può capitare anche accidentalmente, lo lasciamo in macchina durante un'operazione magari d'inverno, momento di stress si ciba della stoffa che sta all'interno del portabagagli, avendo un blocco intestinale e diventerebbe molto pericoloso. Idem a casa, idem con della prassi. Voi pensate solo che i lupi e i cani sono stessa specie, fino a 20 anni fa si cibavano unicamente nelle discariche prima delle vendite ungulati, che tanto ci danneggiano le altre coltivate, e mai nessuno ha ingerito plastica o stoffa. Pensate che un cane non vedente mi porta una persona dentro l'ascia e facendo evitare tutti i pericoli che prendono la sicurezza. Quindi, con questo oggetto, quando il cane si viene abituato a cibarsi anche di altre cose,
è perché involontariamente gli abbiamo indotto la possessività su quel materiale, perché per natura loro sanno benissimo che quella cosa è pericolosa.